Siamo arrivati al terzo memo dedicato alle clearance e oggi ripassiamo cosa fare nella pratica clinica quotidiana quando ci serve conoscere il filtrato glomerulare e dunque se utilizzare le equazioni di stima oppure le misurazioni della clearance. In generale, per effettuare un check-up in assenza di problemi clinici oppure programmare una verifica prima di adottare farmaci o avviare procedure chirurgico-anestesiologiche che prevedano aggiustamenti nei dosaggi o scelte alternative specifiche in presenza di insufficienza renale, partiamo dal livello ematico della creatinina, che dovrebbe essere valutata con le tecniche riconosciute come più accurate. Ma siccome è stato ampiamente dimostrato che la creatininemia rimane stabile intorno a valori normali fino ad una riduzione del filtrato di circa il 50% grazie all'incremento della secrezione tubulare, che si satura vicino a valori di creatinina di 2 mg decilitro, è chiaro che per ottenere informazioni molto più precise si deve associare alla creatinina la stima del filtrato, ottenuta con le formule CK di EPI o BIS1 nelle persone over 75 anni, oppure Schwarz nei bambini. Stima che in molti laboratori è già previsto compaia in automatico a fianco del risultato della creatininemia. E, naturalmente, in prima battuta gli accertamenti devono sempre essere completati con l'ecografia di rene e vie escretrici e con l'esame completo delle urine per avere un quadro nefrologico di base generale, mentre il confronto con la clearance creatininica misurata va sempre utilizzato in contesti dubbi come quelli ricordati in Memo 2, in particolare di fronte a casi estremi di masse muscolari e diete inusuali. Ok, allora, nella pratica clinica quotidiana partiamo dalla stima del filtrato ottenuta con le formule e dunque, come sempre, dobbiamo sapere il significato dei numeri che leggiamo. La maggior parte delle formule utilizzate per la stima della funzione renale propone range di normalità del filtrato e di insufficienza renale progressivamente più severa, espressi con un numero seguito dalla famosa barra 1.73 metri quadri, che a sua volta esprime la cosiddetta normalizzazione che abbiamo ripassato qui. Adesso ci limitiamo a ricordare che il razionale del procedimento è nato quando, tra fine 800 e inizio 900, si diffuse il concetto che così come l'attività metabolica basale è proporzionale alla superficie corporea, anche la funzionalità renale è proporzionale al peso dei reni, che a sua volta è correlato alla superficie corporea. Per questo furono introdotti correttivi alle formule capaci di trasformare il valore ottenuto in quello che risulterebbe in persone ritenute standard per superficie corporea ed età, una sorta di Joe Average, identificato nei valori medi di giovani adulti con superficie corporea di 1.73 metri quadri, con un procedimento che noi abbiamo esemplificato immaginando un sistema depuratore trasferibile che viene staccato dallo stagno in esame, piccolo o grande che sia, ed attaccato ad uno stagno considerato normale per verificare come funziona una volta messo in condizioni standard. La normalizzazione è automatica per le formule perché è inserita nella struttura delle equazioni, mentre è facoltativa per la clearance della creatinina misurata con la raccolta delle urine delle 24 ore e si può ottenere fornendo al laboratorio il peso e l'altezza del paziente
ma la procedura è poco utilizzata essenzialmente per il contenzioso ai presupposti di base che si è acceso nel tempo, insieme al mancato consenso sulla maggior precisione ottenuta applicando questo correttivo, come potete leggere, per esempio, qui. Il secondo punto riguarda invece cosa fare quando si segue l'evoluzione di una nefropatia acuta o cronica. E qui entriamo in un contesto certamente molto specialistico, dove orientamenti ed indicazioni forniti dalle società scientifiche nazionali e internazionali integrano le misurazioni del filtrato glomerulare con il concetto di malattia renale suddivisa in stadi diversi. E attenzione, parliamo di integrazione per sottolineare che il rapporto tra queste due entità deve essere recepito correttamente, perché non bisogna confondere la malattia renale con la diminuzione del filtrato glomerulare. Una malattia renale può essere presente anche con filtrazione glomerulare nella norma, per esempio in presenza di albuminuria da cause diverse, e richiede il monitoraggio sequenziale di valutazioni cliniche, laboratoristiche e strumentali prioritarie nei diversi specifici contesti in rapporto alle differenti necessità terapeutiche. Una diminuzione del filtrato glomerulare, invece, quando ci si riferisce agli anziani, può essere una insufficienza renale da perdita di nefroni col tempo e non necessariamente una vera e propria malattia che richieda interventi terapeutici mirati, perché esiste un processo di invecchiamento anche del rene che lo trasforma in un rene senile, un rene con le rughe, che ha perso glomeruli con il passare degli anni, come abbiamo già ricordato in Memo 2. Questa differenziazione ci catapulta in un contesto scientifico davvero infervorato, dove le discussioni durano ormai da più di mezzo secolo. Tutto è iniziato nella prima metà del secolo scorso, quando, utilizzando misurazioni del filtrato effettuate con la clearance dell'inulina, si è dimostrata una diminuzione progressiva dei valori della filtrazione glomerulare con il passare degli anni. Gli autori dello studio concludevano che i valori del filtrato glomerulare negli uomini di 80-90 anni erano circa la metà di quelli osservati nelle persone di 20-30 anni. E a distanza di più di mezzo secolo, le stesse conclusioni sono state raggiunte con le misurazioni della clearance della creatinina e poi della clearance dello ioexolo. Chiaro? Stiamo parlando di misurazioni dirette, inulina, creatinina, ioexolo, non di stime. Quindi non c'è dubbio sul fatto che questa sia una realtà, come peraltro è stato confermato dai dati istologici che dimostrano processi di sclerosi renale anche in assenza di patologie specifiche. Gli autori sottolineano che i valori di filtrato sono più alti negli anziani senza problemi di salute rispetto a quelli che hanno patologie, ma risultano comunque inferiori a quelli di persone sane di media età. E dunque questi risultati suggeriscono che, anche se essere sani si associa ad un filtrato migliore nell'età avanzata, l'assenza di malattie non si associa ad un filtrato preservato nei range di normalità in queste fasce di età. E l'impatto di queste scoperte è stato cruciale nella elaborazione
delle equazioni quando si è scelta la strada della stima del filtrato glomerulare, per evitare di dover applicare nella quotidianità le tecniche di misurazione indaginose e costose. In pratica, nelle formule più usate le variabili sono sostanzialmente due: la creatininemia e l'età, e le equazioni sono state costruite in modo da far pesare adeguatamente il loro contributo sul risultato finale, come potete verificare direttamente andando sui siti dove oggi si possono effettuare i calcoli. Prendiamo per esempio questo paziente che abbiamo visto in Memo 2. Dalle equazioni risultano questi valori di filtrato stimato, ma se a parità di creatinina proviamo a modificare l'età, vediamo che la stima del filtrato sale considerevolmente in persone più giovani, e lo stesso accadrebbe naturalmente anche se provassimo a modificare la creatinina. Quindi, di conseguenza, anche gli studi che sono stati eseguiti effettuando la stima del filtrato glomerulare nei pazienti anziani hanno naturalmente dimostrato il calo progressivo del valore del filtrato. E la domanda rimane naturalmente la stessa: calo progressivo da malattia renale cronica o da rene senile? Ecco, il dibattito scientifico incandescente nei cui confronti stimolo la vostra attenzione, casomai voleste intervenire, dal momento che gli interessati sostengono che la questione è ancora aperta. Da anni un nefrologo autorevole come Richard Glassock sostiene che la massa delle evidenze disponibili supporta l'idea che un declino del filtrato glomerulare faccia parte del normale processo biologico della senescenza, e questo sia un fenomeno universale che si sviluppa nelle persone di età superiore ai 30 anni. E più recentemente, un altrettanto autorevole gruppo di nefrologi di tutto il mondo si è unito a lui per sottolineare che può non essere corretto valutare la prevalenza della malattia renale cronica negli anziani solo sulla base di un filtrato inferiore a 60 ml minuto, perché questi valori si trovano anche nei reni che sono solo invecchiati. Per questo vorrebbero evitare di usare l'etichetta di malattia renale cronica al di sotto di 60 ml minuto in qualunque fascia di età, e propongono di spostarsi da una soglia fissa ad una soglia calibrata per l'età. E voi cosa ne pensate? Torniamo con i piedi per terra e dal nostro paziente. Ha una malattia renale cronica o solo un rene senile? Beh, in presenza di una ecografia renale compatibile con l'età, senza immagini patologiche, esame urine negativo, assenza di ipertensione ed altre comorbidità, direi che è più verosimile abbia un rene senile con le rughe e non una malattia renale cronica che necessita terapie specifiche. Questo non significa naturalmente che non si debbano adottare tutte le misure di controllo e prevenzione del possibile sovrapporsi di fattori di rischio di progressione: ipertensione, obesità, dismetabolismo, ostruzione prostatica, eccetera. Significa solo che al momento non risulta una specifica patologia renale in atto. Rimane però sempre il fatto che il filtrato glomerulare è ridotto, e questo è di importanza fondamentale per la gestione corretta dei farmaci. Allora, su quale valore ci basiamo? Questo?
questo o questo. Abbiamo già detto in Memo 2 che la clearance creatininica è falsamente troppo bella soprattutto negli anziani, perché c'è il contributo dei tubuli, ma allora guardiamo questa formula o questa. Oggi diciamo il Bisuan, perché il CK di Epi non è validata negli anziani, ma anche questo è un argomento controverso ed anche su questo vorrei attirare la vostra attenzione. Premesso che, per fortuna, l'età media continua ad aumentare e che certamente nelle fasce di età avanzate è frequente la presenza di persone con pluripatologie che, a differenza di questo paziente, devono assumere diversi farmaci, è importante, e lo sarà sempre di più, avere a disposizione metodi di valutazione del filtrato e magari anche delle funzioni tubulari renali il più precisi possibile per evitare errori nei dosaggi. Allora, è chiaro che dobbiamo continuare a fare progressi valutando la possibilità di trasferire anche nella pratica clinica giornaliera i risultati degli studi effettuati con analisi più precise adottate per la valutazione delle malattie renali. Noi qui ci limitiamo a ricordare che proprio nell'ambito dello studio delle nefropatie non si è mai fermata la ricerca finalizzata ad individuare metodi di valutazione del flusso glomerulare capaci di superare i limiti sia della clearance creatininica misurata che delle stime del filtrato calcolate, così da poterli utilizzare quando è necessario ottenere una fotografia di grande precisione, per effettuare passi specifici come l'avvio del trattamento dialitico o scegliere se effettuare un trapianto di rene singolo o doppio da donatore deceduto e, soprattutto, prendere le decisioni relative al trapianto di rene da donatore vivente. Una prima tappa è stata quella di sostituire oppure di aggiungere alla creatinina la concentrazione di proteine a basso peso molecolare quali la cistatina C. Salutata come nuova creatinina e marcatore endogeno più affidabile della filtrazione glomerulare dal momento che è filtrata dal glomerulo e poi riassorbita e metabolizzata completamente nel tubulo, per cui tutto quello che c'è nel sangue dipende solo dai glomeruli renali, perché dal sangue venoso non ne torna in circolo assolutamente niente. Ma poi si è andati oltre, individuando marcatori esogeni radioattivi e non radioattivi allontanati solo per filtrazione glomerulare, la cui depurazione da parte del rene viene studiata non grazie alla comparsa dell'indicatore nelle urine, ma alla scomparsa dell'indicatore dal plasma, e cioè con la clearance plasmatica. Invece che con la clearance renale. L'esame prevede la somministrazione per via venosa del marcatore esogeno e la misura della sua scomparsa dal circolo utilizzando prelievi di sangue multipli in un periodo di alcune ore e, nel contesto della valutazione dei potenziali donatori di rene da vivente, si associa all'indagine scintigrafica che consente di differenziare il filtrato glomerulare nei due reni e poi ancora ai test di valutazione della riserva funzionale
che esplorano la capacità del rene di aumentare la filtrazione sotto stimoli quali l'assunzione di un carico proteico per os, come potete approfondire nei testi di specifico riferimento. E certamente la ricerca di indicatori ideali del filtrato glomerulare non finisce qui, perché al momento attuale ci sono limiti riconoscibili in tutti i test e nessun metodo di valutazione è considerato oggi perfetto. Ecco perché ho voluto attirare la vostra attenzione anche su questo argomento. Per vedere se la vostra ostinata e pervicace operosità intellettuale vi suggerisce qualcosa di interessante. Vediamo un po'. Il ragionamento di base è stato questo. Il filtrato glomerulare può essere stimato o misurato partendo da livelli ematici di marcatori di filtrazione e da variabili cliniche come surrogati di determinanti del filtrato che non possono essere misurati. Ecco. È questo l'ostacolo ruvido e scosceso e dobbiamo farcene una ragione. Non è possibile misurare direttamente il filtrato sotto i nostri milioni di glomeruli. Così il vero filtrato non può essere conosciuto con certezza. Possiamo misurarlo o stimarlo indirettamente. Allora, in conclusione, è necessario continuare a cercare possibili nuovi marcatori di filtrazione che possano essere misurati ed altre variabili cliniche da introdurre nelle equazioni, perché, nonostante tutto, quello che oggi abbiamo a disposizione non è esente da bias. E quindi, se continuando a studiare con passione dovesse venirvi qualche buona idea, non abbiate paura di portarla avanti, con determinazione, come ha fatto per esempio questo fisiologo danese che ha contribuito alla nascita di un concetto epocale, quale quello della clearance della creatinina, perché ad inizio Novecento si è messo ad ingerire quantità diverse di creatinina durante il giorno, per poi misurare in quanto tempo venissero eliminate nelle urine, come è descritto con molta semplicità nei suoi lavori. Dal momento che lo scopo dell'esperimento rende necessario ottenere risultati ripetuti in serie, tutti gli esperimenti riportati qui sono stati condotti su me stesso. E che problema c'è, direte voi? L'importante è portare avanti le buone idee.